Buongiorno a tutti, il mio nome è Giulia e ho un catering cashier a Madrid. Ho vissuto in Israele 8 anni e da 2 anni sono qui con la mia famiglia. Oggi vi insegnerò a fare il cheesecake a modo mio. Il cheesecake è una torta che mi piace molto, che non ha bisogno di essere cotta, è molto fresca e soprattutto a volte può servirci per utilizzare un po' di formaggi che abbiamo in frigorifero. Oggi utilizzeremo del formaggio spalmabile tipo Philadelphia, però la ricotta anche può essere una buona opzione e per quelli che la vogliono particolare, forse anche un po' più grassa, si può anche optare per fare metà crema spalmabile e metà mascarpone. Che cosa necessitiamo? Scusate il mio italiano, ma ormai si è mischiato con lo spagnolo e a volte dico delle parole che non esistono in nessuna lingua. Biscotti sbriciolati. Che biscotti potete utilizzare? La ricetta originale vuole i Digestive. Se non potete comprarli o non li trovate, potete usare anche dei biscotti tipo questi, dei frollini. Li tritate non troppo finemente, non deve diventare una farina. E qui ne abbiamo 240 grammi. Stiamo costruendo la base. Per fare la base della cheesecake abbiamo bisogno anche di burro fuso, 110 g di burro fuso, lo potete fondere nel microonde o anche in un pentolino a fuoco molto basso. Molto importante, foderare una teglia di quelle così a cerniera e adesso incominciamo a preparare la base del nostro cheesecake. Aggiungiamo il burro ai biscotti sbriciolati. E mischiamo. Deve risultare alla fine una specie di malta con un fortissimo odore della vaniglia dei biscotti e una consistenza che ci permetterà di modellare il fondo della nostra cheesecake. Ora, qui ci sono due scuole di pensiero. Ci sono quelli che fanno solamente un fondo e sul fondo costruiscono poi la crema, ci mettono la crema e volendo poi una decorazione, oppure quelli che preferiscono fare con questa malta di biscotti anche i bordi della torta. A me non piacciono i bordi perché trovo che sia più fresca, più facile da tagliare e anche più bella dopo averla tagliata quando la base di biscotti è solamente una base, non è anche dei contorni. Però, se vi dovessero avanzare molti biscotti o vi dovesse piacere una versione più crunchy, non c'è problema. Ricordatevi sempre che se vi avanzano biscotti con il burro, potete sempre poi metterli sopra la torta come decorazione. Prendiamo un cucchiaio e incominciamo a mettere i biscotti sul fondo di questa teglia. Lo facciamo con un cucchiaio perché il cucchiaio ci permetterà poi di stendere bene il composto e tentare il più possibile di fare un fondo uniforme che non abbia varie altezze. Non perché alla fine sia un problema di gusto, ma semplicemente perché quando andremo a tagliare il nostro cheesecake, il fatto che abbia un'altezza, la base abbia un'altezza uniforme lo rende molto più bello e più buono, perché altrimenti punti più biscottosi, punti meno biscottosi. Ora qui, a che altezza fare il fondo? Molto personale. Io non lo faccio altissimo, perché è quello che mi piace la crema del formaggio, però se volete potete farlo anche più o meno alto un dito e mezzo. Bisogna appiattirlo per bene. Se volete fare i bordi, sempre con l'aiuto del cucchiaio modellate anche dei bordi. Quando avrete ottenuto più o meno una situazione, l'importante è appianarlo bene perché altrimenti i biscotti, quando andremo a versare la crema, si mischieranno con la crema e la consistenza non è delle migliori. Viene fuori qualcosa di così, lo mettiamo in frigo per una mezz'ora o in freezer per 15 minuti.
la base riposa. Adesso andiamo a preparare la crema. Ci serviranno 100 g di panna da montare. Non la monteremo, solamente si mette nell'impasto della crema. Io sto usando mezzo chilo di crema spalmabile, un uovo intero ed un tuorlo, il succo di mezzo limone, 25 g di amido di mais e ci siamo. Montiamo a crema l'uovo con il tuorlo e, avevo dimenticato, 65 più o meno grammi di zucchero bianco. Li montiamo con una frusta elettrica nella planetaria fino a che non diventi proprio una crema. Ok, il nostro super zabaione più o meno deve avere questa consistenza. Una consistenza molto spumosa, deve essere una crema e deve essere montato bene. A questo andiamo ad aggiungere il nostro formaggio. Di nuovo, ricotta, tipo Philadelphia, aggiungere un po' di mascarpone. Diciamo che tutti i formaggi in crema vanno bene per questa operazione. L'importante è mantenere le dosi, quindi mezzo chilo. Adesso nuovamente con la frusta andiamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Successivamente uniremo l'amido setacciato, il limone e la panna. Ok, aggiunti tutti i nostri ingredienti, quello che avremo è una crema ben montata con un odore meraviglioso di formaggio. Questa crema la andiamo a mettere sulle basi di biscotto che avevamo preparato e la mettiamo in frigo per almeno un paio di ore, meglio tutta la notte e mangiarla il giorno successivo. Se avete voglia potete preparare il cheesecake un giorno che avete del tempo e metterlo in freezer. L'importante è che quando lo decongelate lo mettete in frigorifero per un po' e gli date un tempo di decongelamento abbastanza lungo, in modo tale che non diventi spugnoso, non si riempia di acqua. Altra proposta, avete del tempo? Preparate delle mini cheesecake, prendete dei piccoli bicchierini di plastica e fate esattamente quello che abbiamo fatto, solo in piccole porzioni. Chiudetele in un tupperware o in uno scatolo che si chiude ermeticamente e mettetele in freezer. Avete voglia di una merenda particolare, ospiti che arrivano all'improvviso, le tirate fuori, 20 minuti in frigorifero e saranno buonissime. Spero che questo video vi sia piaciuto, che il mio italiano sia stato sufficientemente buono. E Chag Sameach a tutti, buon Shavuot e a presto!